Salve a tutti, sono sempre Mirko. Partiamo con il secondo tutorial per quanto riguarda il programma SFA. E in questo tutorial vedremo un attimino il momento dell'iscrizione, così da capire i primi passi da fare all'interno del programma. Ci sono diverse tipologie di pagine, a cui potrete entrare. Adesso io ne ho aperta una che è quella per quanto riguarda le testimonianze di varie persone che sono all'interno. Addirittura potete scegliere per quanto riguarda il paese di provenienza. Adesso andiamo a vedere in Italia se c'è qualche testimonianza. Per dire, c'è Daniele Lanfredi, Davide Savini, Alexandre Mardare. E ci sono diverse persone, Vincenzo Porto, logicamente tutto in inglese perché comunque il network è americano, però si possono fare tranquillamente le traduzioni. A questo punto andiamo a, se vogliamo avere altre informazioni, andiamo a cliccare qui le varie cose che riguardano le informazioni di SFI, altrimenti andiamo direttamente sul tastino Registra. Una volta che ci andiamo a registrare, e partiamo subito qui in alto con un discorso nuovo di SFI che è partito da poco, che vi permette di prendere fino a 100 dollari di bonus per quanto riguarda l'iscrizione e il vostro livello di iscrizione, che poi vi spiegheremo poi successivamente in altri tutorial all'interno appunto di SFI. Il form di registrazione è un form molto semplice: avete il vostro nome, il vostro cognome, l'indirizzo email, una password con la sua conferma e il paese di provenienza, né più e né meno. Una volta che voi avete fatto questo passaggio, vi arriverà una mail di conferma nella vostra mail che avete inserito. Se non la trovate nei messaggi in arrivo, provate a vedere nella posta indesiderata o in altro. Alcune volte non arriva immediatamente, arriva magari dopo 10 minuti, però tenete sotto controllo perché vi servirà poi la convalida. Vista la pagina di iscrizione, vi troverete all'interno di SFI e vi troverete nella pagina della Home. Adesso io vi faccio vedere perché logicamente è un po' che sono iscritto, dal 2012. Vi entrerete in questa pagina, nella vostra Home. La prima parte da fare è la to-do list, praticamente una serie di azioni per guadagnare i primi punti. La parte la to-do list viene divisa in più parti. Avrete sicuramente all'inizio la parte che si chiama Getting Started Action, con tutte le azioni iniziali da fare. Quindi abbiamo il fast track, con la conferma della registrazione, la compilazione del vostro profilo, la registrazione al social interno che si chiama A2A, e così via. Ci sono una serie di azioni da fare con il rispettivo punteggio che vi viene assegnato per ogni azione compiuta. Questi punteggi vengono accumulati e alla fine del mese, SFI lavora nel mese solare, quindi dal primo del mese fino all'ultimo giorno del mese, si accumulano e quelle determinano poi la vostra qualifica. Oltre alle azioni iniziali, quindi avrete più o meno una mezz'orettina di lavoro, SFI vi offre anche una sezione che si chiama Launchpad. Vi invia per ogni giorno, per 30 giorni, delle lezioni tramite mail. Però per accumulare dei punti o per conoscere più a fondo il programma, potete entrare direttamente all'interno del Launchpad, che trovate appunto qua nel tastino blu, tastino, scusatemi, verde, e all'interno trovate tutte le schede che vi vengono inviate via mail. Rispondendo correttamente ad ogni scheda guadagnate 15 punti, quindi già il primo giorno potreste essere a un ottimo punteggio e arrivare abbastanza velocemente alla prima qualifica base. Quindi questa è la parte iniziale del lavoro da fare. Ci sarà poi da verificare la vostra foto, quindi non, se caricata la foto dovrà essere approvata, quindi passerà magari 1 o 2 giorni, adesso a seconda del traffico che hanno all'interno del sito. E una volta che avete fatto queste azioni principali, andiamo a controllare
completare tutte le parti che vedete qui in rosso. Praticamente sono in rosso perché ancora non le avete visitate. Una volta che avete visitato nel vostro caso, avrete tutta la Getting Star, poi avrete le daily action, quindi tutte le azioni giornaliere con il rispettivo punteggio qui laterale, le azioni settimanali, quindi ci sarà da mandare un messaggio ai propri affiliati diretti o ai propri coaffiliati, o un messaggio generale sia uno sia agli affiliati che ai coaffiliati, e mandare nella sezione apposita di stream un messaggio con una tempistica massima di 3 giorni al massimo l'uno dall'altro, e vi porta 3 punti a settimana. Poi ci sono delle azioni mensili che sono praticamente la votazione del vostro sponsor e il settaggio dei vostri obiettivi, la vostra member connect page di type e click, il vostro e-commerce, e in più ci sono tutto il vario resoconto di type e click, quindi il punteggio dei vostri acquisti, se avete inserito dei negozianti, quindi che hanno aperto uno store, se avete delle persone che hanno già raggiunto delle qualifiche, e poi ci sarà una serie di azioni intermedie, per esempio creare il proprio avatar sul nostro e-commerce, prendere la carta di credito. Ce ne sono diverse di azioni anche lì che ho già fatto, logicamente facendole non sono più presenti. Vediamo se quindi installare il banner su un vostro sito o un blog, e poi ci sono tutte le varie pagine. Comunque le trovate tutte all'interno della sezione To Do List, che è la prima sezione che trovate. E una volta che avete fatto quello, andate a fondo pagina, che poi sarà l'azione da fare tutti i giorni. Non è importante ai termini totali mensili, però consiglio di farlo tutti i giorni queste azioni, proprio per raggiungere il massimo dei punteggi. Una volta che avete fatto il tutto, cliccate sul tastone blu, carica anziché rosso diventa verde, vuol dire che voi avete visto quella pagina. Lo facciamo per questo, lo facciamo per tutte le altre pagine. L'uniche pagine che si differenziano sono la pagina TC, che è quindi quella di Tripe Click, dove anziché avere il tastone blu dovete andare a vedere gli ultimi articoli aggiunti. Per esempio, dove andate a cliccare sopra, si apre l'altra paginina di Tripe Click, dove vi fa vedere gli ultimi articoli inseriti. Una volta fatto quello, andiamo nella sezione ECA, che è la seconda pagina in cui non ci sarà da fare il testo blu, e praticamente vi indica un negoziante diverso giorno per giorno. Una volta che dopo ci sono un po' di cosine da guardare, eventualmente, una volta fatto questo, visita la pagina, si riapre un'altra pagina con appunto l'ECA sponsorizzato quel giorno. E queste sono le 2 pagine in cui non c'è da cliccare il tasto. I relativi successivi tasti, quindi abbiamo le Ledger Zebra, che è praticamente la sezione giochi. Qui automaticamente diventa verde quando voi nella sezione Tripe Click andate a giocare ai giochi proposti, e andate a ogni volta che spendete un credito per giocare, e quella sezione diventa valida, quindi verde. Così come il PB, che indica il price bender, quindi l'asta centesimale che viene su Tripe Click, ogni volta che andrete a spendere un gettone, quindi minimo un gettone al giorno, qui automaticamente diventa verde, quindi risulta che avete visto la pagina e avete preso il punto. E sono le uniche 2 pagine che riguardano poi Tripe Click. Lo scoreboard è una sezione generica di un resoconto generale delle vostre azioni totali e del mese, quindi vi dice quanto avete preso delle commissioni dirette, quanto avete preso di sign-up bonus, e quindi che va a scalare mese per mese, i co-sponsor, i co-affiliati, quanto vi stanno facendo da guadagnare. Insomma, vedete un po' di cose in linea generale. Visto questo, tastone blu e via. La sezione
movimenti sono i vostri affiliati, vi fa un resoconto generale dei vostri affiliati e dei vostri coaffiliati. Anche qui qualche secondo di attesa che diventa, che si evidenzia il tasto blu e lo andiamo a cliccare e quindi andiamo a prendere il nostro punto. La sezione Grow è una sezione generica dove fa vedere un po' una linea generale dell'andamento di SFI e di tra i pay click. In questo caso abbiamo 60.000 membri iscritti durante il mese, 1.449 iscritti ieri, le principali paesi di provenienza degli iscritti. Abbiamo un resoconto delle 365, quindi la persona che ha vinto un concorso che si chiama E365, appunto, è un concorso che dura il primo anno di iscrizione SFI. Ci chiedono di dargli una congratulazioni e noi gliele diamo sempre, almeno io le do tutti i giorni a tutti quelli che vengono proposti. A parte di qua abbiamo la sezione appunto riguardante tra i pay click, dove ci dice che abbiamo 5 milioni e 500 membri iscritti, 203 paesi collegati, 93.000 prodotti, 3.250 store, 38 store in Italia e 139 paesi con l'ECA. Poi abbiamo, vabbè, le local pay. La carta, la gift card che si possono eventualmente prendere da regalare a futuri clienti. E andiamo giù. Qua ci sono gli ultimi iscritti, dove vi indicano il nome e il paese di provenienza. Visto questo, andiamo avanti. Clicchiamo sempre il nostro bel tastone blu. E ok. La sezione goal invece riguarda praticamente il settaggio che avete fatto inizialmente mensile, e qui ci sono gli obiettivi che vi siete proposti. Quando siete, vi indica la percentuale per poterci arrivare, che vi manca ancora per arrivarci. Non conta ai fini, però è una cosa visiva che vi può dare una spinta ulteriore. Passiamo a quella parte lì, andiamo a cliccare e scriviamo il nostro obiettivo giornaliero. Io indico quasi quasi sempre un PSA, che sono un affiliato. Logicamente, se io non lavoro per ottenere un affiliato, difficilmente ce l'avrò. La sezione Ask SC è la sezione delle risposte. Questa è una sezione abbastanza interessante, soprattutto per i nuovi iscritti. Ecco, io so qui. Ho la possibilità di saltarlo e quindi non me lo riesco a far vedere, però praticamente è una sezione in cui rispondete 10, date la valutazione a 10 risposte che vengono fatte, a dei quesiti che i membri pongono e vediamo se, ultima questione, magari da farvi giusto vedere, nuova questione. Adesso ne vediamo cosa viene fuori, eh? Non viene fuori niente. Aggiungi la tua risposta. No, qui niente, non riesco a farvela vedere. Prendiamone una, giusto per. Allora, praticamente i membri mettono una domanda e altri membri rispondono a quella domanda. Quindi troverete moltissime informazioni utili per portare avanti, magari conoscere meglio il programma. Sono sempre tutte in inglese, perché comunque è americano. Avete la possibilità qui in fondo di tradurre la vostra lingua, quindi italiano, seleziona lingua e andiamo a cliccare. E vi traduce tutto il sito. Quando compilate logicamente i vari form e tutte le altre cose, tenete sempre in lingua generale in qualsiasi sito, perché molte volte la traduzione interferisce sui comandi attivi. Il Daily Grand invece è una lotteria giornaliera dove vengono estratti tutti i giorni un tot di utenti assegnando 200 premi. Quindi abbiamo 20 affiliati che prendono 10 crediti per giocare poi, da usare poi su tra i pay click, 10 affiliati prendono 10 coaffiliati, quindi 10 persone che se attive ci possono portare un guadagno inferiore rispetto
ai nostri affiliati diretti, ma che comunque ci portano qualcosa senza fare niente. 10 persone prenderanno un dominio particolare che potete scrivere voi direttamente collegando il link di SFI. E 50 persone prenderanno 50 punti sempre su Trape Click, e poi il punteggio di Trape Click ve lo farò vedere in un altro tutorial. E poi ci saranno 80 affiliati che prenderanno 50 punti di SFI, quindi VersaPoint si chiamano, 20 affiliati ne prenderanno 100, 10 affiliati ne prenderanno 200, e vedrete una sezione con i vincitori di ieri. Per accedere a questa lotteria giornaliera dovete avere almeno 10 punti fatti da questa sezione, quindi avere 10 sezioni verdi o comunque 10 puntate, per esempio. Comunque dovete avere un tot di azioni giornaliere fatte. Comunque vi viene spiegato nelle info qui dentro. Poi l'ultima sezione, riavvolgiamo un attimino il nastro, torniamo un attimino all'inizio con il tips è un'altra cosa interessante, perché sono i trucchi, sono i consigli più che trucchi. Consiglio del giorno, e avete un consiglio che cambia giorno dopo giorno, una risposta presa durante la giornata, e abbiamo l'SFI Biz Quiz. Praticamente SFI ogni giorno vi propone un quiz, rispondendo correttamente a questo quiz potete vincere 50 dollari, 50 dollari che vengono spalmati dandovi un 3% extra di guadagno tutti i mesi. Per dire, voi guadagnate 100 euro, vi vengono date 3 euro extra in più alla fine del mese di commissioni, finché questa quota non si azzera. Abbiamo una frase del giorno e i vari banner o cose del genere, sempre giornalieri, e gli diamo l'ok. Lo stream invece è la sezione dove voi andate a scrivere un qualcosa, oppure caricate un'immagine con un tempo massimo di 3 giorni, in maniera tale che ogni settimana vi porta 3 punti. Se caricate immagini, non caricate immagini logicamente di altri network o immagini vietate, logicamente. All'interno trovate i post di SFI che vengono messi da SFI, eventualmente dei vostri upline e dalla vostra struttura, dai vostri amici che sono iscritti nel social A2A, e le novità degli ECA, degli store che si chiamano ECA all'interno di TrapeClick, dove magari mettono in offerta determinate cose e vi vengono segnalate qui. Una volta visto tutto, andiamo a dare l'ok. L'ultima sezione, che ho messo per ultima perché era importante vedere anche queste, è la sezione forum. Ha un forum molto vasto, SFI, con più argomenti. Logicamente ognuno, la lingua generale è l'inglese, però abbiamo anche una sezione dove vengono, adesso vi faccio vedere tutte le varie sezioni del forum. Abbiamo anche una sezione Italia, come Italia, ma anche per tutti gli altri paesi. Hanno fatto proprio la sezione paese per paese, in maniera tale che si possa scrivere nella nostra lingua. Quindi magari per chi ha difficoltà con l'inglese può scrivere tranquillamente nel forum qui in italiano, oppure rispondere logicamente. Qui per prendere il punto basta entrare in una sezione e insomma lasciare un attimino andare un attimino il tempo, magari uno si legge anche il trend, io questo l'ho già letto tutto. A un certo punto vi comparirà qui in alto eccolo qua, Daily Forum VP preso, quindi con la spunta verde. E se noi andiamo a vedere, ritorniamo nella home, vediamo che anche il forum è diventato da rosso a verde, quindi vuol dire che ci hanno assegnato il punto. Nella pagina alert in fondo avete un'entrata extra nella lotteria giornaliera, quindi andiamo sempre a cliccarla per
più possibilità abbiamo, più premi possiamo vincere. E questo, io direi di concludere qui con questo primo tutorial sulle azioni da fare e sull'iscrizione di SFI. Una cosa importante che vi dico qui, ma poi ve lo dirò anche più avanti, è che ogni mese, quando avete la possibilità, votate il vostro sponsor, perché servirà principalmente anche per avere le qualifiche. Una cosa che vi dico giusto per concludere il video, qui di fianco abbiamo tutta una serie di badge che piano piano ognuno di voi potrà conquistare. Non è niente, cioè non è un qualcosa di riguardevole, nel senso che vi porta dei benefici economici, però porta dei benefici anche visivi, perché comunque una volta che proponete questo programma e avete 30-40 badge conquistati con le vostre azioni, sicuramente farà piacere a voi poterli mostrare, ma vi creerete anche una buona fama per potervi poi proporre ad altre persone. Ok, con questo video io concludo e ci sentiamo col prossimo tutorial, dove vedremo una parte del sottomenu, che sono molto vasti, quindi li dividiamo in vari tutorial. Grazie a tutti e ci sentiamo alla prossima. Ciao, ciao a tutti.